Dopo aver trattato i sistemi di equazioni lineari di primo grado, passiamo ora alle equazioni di secondo grado. Quindi le equazioni del tipo, come vedete qui sulla lavagna, cioè ax al quadrato più b di x più c è uguale a 0. Per poter risolvere questo tipo di equazioni bisogna effettuare alcune manipolazioni, nel senso che dobbiamo cercare di ottenere da questa equazione quelle che, se vi ricordate, erano i binomi, cioè vale a dire del tipo a più b tutto elevato al quadrato. Quindi noi dobbiamo cercare di portare questa equazione scritta in questa maniera in una forma che si possa rappresentare come un a più b tutto quanto al quadrato, perché poi facendone la radice quadrata si vede che si riesce a ottenere il valore della x. Allora, per prima cosa, per cercare di ottenere una forma di tipo binomiale, quindi a più b al quadrato, devo moltiplicare questa equazione per 4a. Che cosa succede? Che moltiplicando per 4a, qui diventa un 4a quadro, il quadro più 4 volte a bx più 4 volte a per c, tutto quanto è uguale a 0, perché chiaramente se moltiplico il primo membro per 4a devo moltiplicare anche il secondo membro per 4a, però essendo il secondo membro uguale a 0 continua a essere 0. Però per cercare di ottenere una forma binomiale devo sommare e sottrarre b al quadrato. Infatti riscriviamo il tutto sommando e sottraendo b al quadrato. Quindi diventa un 4a quadro x quadro più 4ab per x più b quadro meno b quadro. Ecco, somma e sottrazione, quindi il risultato non cambia, più 4ac uguale a 0. Ma noi sappiamo, come abbiamo detto, che un binomio del tipo a più b al quadrato è uguale ad a quadro più 2ab più b quadro. Quindi questa prima parte del primo membro è nient'altro che il quadrato di 2ax più b, appunto tutto elevato al quadrato, meno b al quadrato, lo riportiamo tale quale, più 4ac uguale a 0. Se noi togliamo l'elevamento a potenza al primo membro, dobbiamo toglierlo anche al secondo membro e di conseguenza dobbiamo cercare di portare innanzitutto questa quantità di meno b al quadrato più 4c al secondo membro, e che diventa più b al quadrato meno 4ac. Però se io tolgo il quadrato dal primo membro mi risulta semplicemente 2ax più b. Questo sarà uguale, quindi qui, dato che non esiste un quadrato, ma esiste una forma semplicemente di questo genere, dobbiamo effettuare la radice quadrata di queste quantità. Quindi la radice quadrata di b2 meno 4c. Ecco, però qui vedete che io ho messo il segno più o meno proprio perché una radice quadrata, quando viene risolta, ha la possibilità di avere due valori, uno positivo e uno negativo. Tanto per dire, la radice quadrata di 4 è 2, però può essere sia più 2 che meno 2, perché più 2 al quadrato fa 4, ma anche meno 2 al quadrato fa più 4, quindi è d'obbligo mettere il segno più o meno davanti alla radice quadrata. In questa maniera si intravede già che si ottengono per il valore della x due soluzioni. Allora, se cerchiamo di isolare il valore della x, vediamo che 2ax sarà uguale, portando la b da secondo membro, sarà uguale a meno b più o meno radice quadrata di b2 meno 4c. Ma in definitiva, per poter isolare esclusivamente la x, dobbiamo portare il 2a a secondo membro a denominatore. Quindi x è uguale a meno b più o meno radice quadrata di b2 meno 4c diviso 2a. Ecco, questa è la formula generale risolutiva di una equazione di secondo grado. E quindi se cercate di ricordarvela a memoria è meglio, perché
spesso negli esercizi di astronomia che faremo, in cui sarà necessario risolvere delle equazioni di secondo grado, bisogna utilizzare questa formula. Questa formula potrebbe anche essere messa in una maniera leggermente più semplice, cioè se il coefficiente b è una quantità pari, si potrebbe fare subito la divisione per 2, quindi questo meno b diventa un meno b mezzi. Più o meno questa parte sotto radice, il b quadro sarebbe un b mezzi al quadrato, meno 4c, ecco, in questo caso se dobbiamo dividere per 2, ma essendo sotto radice va divisa per 4, diventa 4c diviso 4 e quindi diventa meno ac. Il 2a diviso 2 rimane semplicemente a. Ecco, questa è un'altra formula che ci permette di risolvere più agevolmente una equazione di secondo grado, però nulla vieta di utilizzare questa risoluzione di tipo generale, che è indipendente dal fatto che la b sia un numero pari o sia un numero dispari. Quindi comunque il risultato è sempre uguale. Ecco, però quando noi dobbiamo risolvere una equazione di secondo grado, abbiamo detto che si ottiene questo valore della x, la quale però dà origine a due risultati, perché vedete che qui abbiamo un meno b più o meno la radice di b2 meno 4c diviso 2a. Però le soluzioni sono esattamente due, una con il segno più, quindi meno b più la radice quadrata, e un'altra con il segno meno, quindi meno b meno la radice quadrata. E di conseguenza bisogna poi andare a valutare il segno del discriminante. Ecco, che cosa è il discriminante? È praticamente la quantità che sta sotto radice, cioè questo b2 meno 4c. Perché a seconda del tipo di equazione che noi abbiamo, e quindi a seconda dei coefficienti a, b e c che si prendono in considerazione, questa radice quadrata può essere o uguale a 0 o maggiore di 0 o addirittura minore di 0. Vediamo allora i tre casi in cui abbiamo ad esempio che il discriminante sia maggiore di 0. Ecco, per realizzare una situazione di questo genere, ad esempio, possiamo scrivere questa equazione, cioè x quadro più 6x più 8 uguale a 0. Allora, utilizzando appunto questa regola che ci dà il risultato del valore x, ecco che il valore x sarà uguale a meno 6, quindi sarebbe meno il coefficiente b, che sarebbe 6, più o meno la radice quadrata di b al quadrato, che fa 6 al quadrato, meno 4 volte ac. 4 volte a che vale 1 e c che vale più 8, quindi 4 per 1 per 8, diviso 2 volte a che vuol dire 2 volte 1 e quindi diviso 2. Per cui riscriviamo meno 6 più o meno radice quadrata di 6 al quadrato fa 36, 4 per 1 per 8 fa 8 per 4, 32, 36 meno 32 fanno 4, la radice di 4 è 2, quindi viene fuori che si hanno due soluzioni, per cui la x assumerà il valore x1 se noi facciamo la somma del valore della radice, quindi meno 6 più 2, che è appunto il risultato della radice, diviso 2, quindi meno 6 più 2 fa meno 4, diviso 2 fa meno 2. Mentre la seconda soluzione sarà quella ottenuta col valore negativo davanti alla radice quadrata. Quindi meno 6 meno 2 diviso 2. Meno 6 meno 2 fanno meno 8, diviso 2 fanno meno 4. Quindi questa è un tipo di equazione, almeno questa particolare equazione con questi coefficienti, è un particolare tipo di equazione che ha il discriminante delta positivo e quindi ammette due soluzioni reali, meno 2 e meno 4. Prendiamo ora invece in considerazione questa altra equazione, 4x al quadrato più 12x più 9 uguale a 0.
Al solito, utilizzando sempre questa regola, abbiamo che il valore della x sarà dato da meno b, cioè uguale a meno 12, più o meno la radice quadrata di b al quadrato, che sarebbe 12 al quadrato, meno 4ac, quindi meno 4 volte a, che rappresenta il numero 4, e c, che rappresenta il numero 9, quindi meno 4 per 4 per 9. Tutto quanto sotto radice, diviso 2 volte a, quindi diviso 2 per 4. In questo caso che cosa otteniamo? Otteniamo meno 12 più o meno radice quadrata di 12 al quadrato, che fa 144, meno 4 per 4, 16 per 9, che fa ancora 144. Però, come vedete, qui 144 meno 144 dà la radice di 0, e la radice di 0 continua a essere 0. Quindi, in buona sostanza, si avranno due soluzioni: la x1 dà come risultato meno 12 ottavi, che è semplificato da meno 3 mezzi. La x2, che sarà data da meno 12 meno radice di 0 diviso 8, continua a dare sempre lo stesso risultato, perché abbiamo detto che la radice di 0 continua a essere 0. Quindi anche qui otteniamo meno 3 mezzi. Quindi in questo caso abbiamo il discriminante che è nullo, e quindi le due soluzioni sono due soluzioni reali ma uguali tra di loro. Ultimo caso, se abbiamo un'equazione di questo tipo, 4x quadro più 12x più 15 uguale a 0. Utilizzando sempre questa regola otteniamo meno 12 più o meno radice di b al quadrato, che è 12 al quadrato, meno 4 volte ac, quindi meno 4 volte 4 per 15. Diviso 2a, diviso quindi due volte il valore di a, che è 4, 2 per 4. Quindi risolvendo poi la radice quadrata otteniamo che meno 12 più o meno la radice di 12 al quadrato fa 144, meno 4 per 4 per 15, 4 per 4 16, per 15 fa 240. Se noi risolviamo questa radice quadrata otteniamo 144 meno 240 fa meno 96. Ecco, quindi la soluzione sarebbe meno 12 più o meno radice di meno 96 diviso 8. Ma come abbiamo già detto quando abbiamo parlato dei radicali, quando noi abbiamo una radice quadrata negativa, le soluzioni non sono più reali, perché si va nel campo dei numeri complessi, e quindi si dovrebbe utilizzare un'altra strategia per risolvere queste radici negative. Ma come ho già detto, per quanto concerne le applicazioni che ho trattato in campo matematico nel corso di astronomia in pillole, queste situazioni non le abbiamo mai verificate, e quindi per il momento le tralasciamo. Per cui, in definitiva, possiamo dire che questa equazione non ammette soluzione, perché x1 e x2 non hanno soluzioni reali. Infatti, proprio perché qui abbiamo un più o meno la radice di un numero negativo, tutto quanto il risultato diventa complesso, e quindi deve essere trattato appunto con i numeri complessi. Bene, arrivederci alla prossima lezione.